la città di Pax dovremmo essere tipo. No, c'è, dopo c'è The Caravel. Dopo Sì, c'è de. Outriders Camp e quello Ma il campo di Outrider, Siamo campo vicini. Outrider non devi Il tenerlo in segnale conto, quello è viene da oltre questo clima. endgame, Tenete gli occhi quello è. aperti. Non E ha a se che fare vedete con la storia. movimento, scappate. Quello manca poco. Allacciate le Andiamo. cinture. È ora di farci strada e trovare un po' di risposte. Zaidi, ho trovato altre note dell'agente di Monroy. Credo che ci stiamo avvicinando alla loro colonia. Sembra che Monroy non ritenesse i Pax così pacifici. Quando la loro tecnologia ha cominciato a sfasciarsi, ha sospettato un sabotaggio dei Pax. E mentre montava la tempesta, li hanno beccati vicino a un obelisco, intenti in un rituale. Monroy pensava che i Pax causassero le tempeste. Io... beh, ho pensato la stessa cosa quando ho visto Augusta alle rovine, nella foresta. Monroy ha ordinato ai suoi di fermarli. Quel giorno, la dottoressa Indira ha registrato i primi Pax morti. Ottimo, continua a cercare. Forse riusciamo a ricostruire la loro storia. Sì, non è male. Quando le prime tempeste hanno distrutto la loro tecnologia, Monroy è andato su tutte le furie. Ne ha chiesto conto ai Pax, pretendendo di accedere ai loro poteri. Loro non hanno capito, gli hanno dato tutto ciò che avevano, fino a condurlo alla loro città sacra, nella giungla. Forse questa città è il posto che abbiamo scoperto? Cosa? Sono esplose tutte di un colpo. Non so I se sia Pax stato l'hanno bravo io. portato al grande tempio per mostrargli come entrare in Non comunione so. con l'anomalia. Ma Monroy ha pensato che fosse un piano per ucciderlo. Ha fatto giustiziare i loro capi e ha chiuso il tempio, in attesa di trovare il modo per controllarla direttamente. Mio Dio. Monroy ha completamente frainteso i Pax. Ritira la ricompensa del mondo che dovresti. Il Reaper non è male.
si ho visto, arrivo. Ok, dove che dobbiamo andare? In Kazakistan. Ah, io pensavo Uzbekistan, che era più bello. Afghanistan. Turkistan, che non esiste, me lo dico. Kurdistan. Quale Kurdistan? Io conosco l'isola, l'isola che non c'è. Scheletri. Sembrano scheletri di Pax. Perché non c'è. E lì non c'è niente. E lì non c'è niente. Mancano solo due livelli anche per questo. Cosa? Mancano solo due livelli. Dopo aver giustiziato i leader dei Pax, la gente di Monroy si spostò in città, trasformandola nella loro colonia. Rubarono ai Pax le loro dimore, obbligandoli a lavorare per loro, a servirli. Cioè li hanno ridotti in schiavitù. Ritenevano i Pax responsabili della distruzione dei loro macchinari. Non importa cosa pensavano. Non si può ridurre una razza intera in schiavitù. Ci sono centinaia di Pax morti, giustiziati e accatastati qui. Uccidiamo gli alieni. La città è una fossa comune. Uccidiamo gli alieni o uccidiamo i disoccupati? Di chi avevano paura i Pax? Da chi volevano difendersi trasformandosi in ferali? Meglie. Emil Meglie. Meglio, meglio. Ringa, 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 ringa. Meglio, meglio, dai. Parla di quando furono travolti dalla tempesta più grande. Centinaia di morti, Pax e umani. E con tanti obelischi distrutti, i Pax non ebbero più modo di usare i loro segreti per controllare le tempeste. Coi Pax che lasciavano la città, temeva una sommossa. Monroy nominò generale un certo Nikolai Galiatkin e lo mise a capo della produzione di armi. Si tratta delle armi usate dai ferali contro di loro in un secondo momento.
Sì, stavo raccogliendo roba. Monroy. Questo posto è stracolmo di bandiere, tutte con la sua faccia, credo. Si era proclamato re dei Pax. Re. Tiranno. Monroy organizzava dei raid per dare la caccia ai Pax in fuga. Ed è a quel punto che la sua mossa è arrivata sul serio. Ma non da parte dei Pax. O almeno non come si aspettava. I ferali. Una cazzola, eh. Certo non se l'aspettava. Ma Monroy non si... Aspetta, scusa, ho sbagliato. Che palle. Quello... Ho raggiunto il tetto. L'edificio è libero. Cosa vedi? Meglio se vieni e vedi con i tuoi occhi. Questo Monroy era un pazzo. Ehi, c'è una nave. Quella è la Caravel. Non è possibile. Non ha mai lasciato la Terra. Il motore è esploso. Sono morti in migliaia. E allora che cos'è quella? La fonte del maledetto segnale. Il segnale di Monroy. Non c'è alcun luogo oltre la tempesta. Viene da là dentro, protetto dall'anomalia, esattamente come il collegamento nella valigetta. Io proprio non capisco. Neanch'io. Non ha alcun senso. La Caravel è esplosa davanti a tutti durante la sua costruzione. Anche se i terrestri fossero stati davvero in grado di ricostruirla, sarebbe partita dopo di noi. Noi siamo stati i primi. In ogni caso, ciò che è certo è che Monroy ha schiavizzato il popolo di August. Li ha massacrati. Così loro sono mutati volontariamente in selvaggi. Per potersi difendere. Ho chiuso. Con tutto questo. Qualunque cosa vi aspetti su quella nave, io non ne voglio far parte. Tiago, non puoi lasciarci adesso. Non ti facevo un disertore. Quello che hanno fatto al popolo di August. Quello che abbiamo fatto ad August. Non capite? Grazie per avermi lasciato venire con voi. È ora di finirla. Dobbiamo entrare nella Caravel. Ci siamo. Si va alla Caravel. La nave, il segnale, il giardino. È giunto il momento di dare un senso a tutto. Facci un cenno e partiamo, Outrider. Fammi peggiare. Che ci sono. Aspetta.
Ok, l'ultimo step.